Stamattina noi abbiamo un tema molto importante che penso che avete visto anche nel titolo: l'immagine del superamento della morte nella cultura europea dall'Oriente all'Occidente. E in questa parte dell'aria, se avete un modo di vedere un po' il Debian, nell'aria scienza e fede, no? È stato molto interessante perché quest'anno il festival Cultura e Conoscenza ha queste sottotematiche umane, sensibili e ignote. C'è stata l'intenzione di mettere un po' al centro della riflessione l'uomo, sotto vari aspetti che verranno affrontati da tantissimi esperti. Stamattina qua abbiamo padre Germano Barani, che adesso vi presenterò, e vi dico che l'intenzione anche di padre Germano, che è un gesuita, no, è quello anche di poter dialogare con voi su questo tema, perciò ci sarà un'introduzione da parte sua che durerà mezz'ora e poi cercheremo un po' di dialogare insieme, no? Cercherà anche per Germano di prolungare un po', no? La vostra riflessione. Vi dico un po' due notizie biografiche. Il professor padre Germano Marani è stato ordinato sacerdote nel 1990, studiato alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto Orientale, dove ha conseguito il dottorato con una tesi su Bulgakov. È padre spirituale del Collegio Russicum e una delle figure di maggior spicco dell'istituto. Insegna biologia, evangelizzazione e cultura e antropologia e teologia dell'evangelizzazione alla Pontificia Università Gregoriana, facoltà di missionologia. Quest'anno ha anche un corso dal titolo Scrivere l'Europa, e su questo mi pare interessante dirvi che anche oggi pomeriggio sarà proiettato un interessante film di cui lui è autore, Bells of Europe, che è un viaggio, no, per raccontare un po' la storia dell'Europa attraverso anche la testimonianza di diversi personaggi importanti, a partire da Giorgio Napolitano, Benedetto XVI e altre autorità delle chiese d'Europa. E per veramente anche riscoprire un po' le radici di questa nostra Europa, e che mi sembra molto importante. Allora, il tema, l'immagine del superamento della morte della cultura europea dall'Occidente, come il tema centrale del discorso della morte, che è anche un limite, no? In cui si ferma anche con la scienza, ma che la fede ci aiuta anche a oltrepassare, no? Adesso un po' anche con la nostra riflessione personale, con la nostra coscienza. Però ovviamente chiedo a padre Germano di aiutarci ad approfondire e ovviamente a stimolarci un po' anche nella nostra riflessione. Grazie. Beh, grazie a voi che siete qui. Io spero che possiamo incontrarci, non so se sarà possibile, ma io ci provo da parte mia. E perché l'interesse per questa Europa che in un momento di grande crisi? Voi siete capaci di pensare all'Europa in modo positivo? Dite la verità. Sì? Ma è un sì di convenienza o un sì di convinzione? Allora cerchiamo di pensarla in un modo positivo, ed è quello che vi sto invitando a fare stamattina. E la mia esperienza è nata da un'idea di questo film, come diceva il professore prima, Bells of Europe. Ce n'è un estratto qui, ma non lo facciamo partire per il momento. E Bells of Europe è nato da un gruppo di pellegrini, di viandanti, di mendicanti, a vedere se in Europa esiste ancora una speranza, se esiste ancora un modo positivo di pensare il futuro, un modo positivo di pensare anche il vostro futuro. E dunque è nato questo film insieme a Rai Cinema, al Centro Televisivo Vaticano e a Fabbrica di Benetton, che è completamente laica come cosa. Non so se sapete chi ha fondato Fabbrica di Benetton, un certo Oliviero Toscani, ma nessuno si ricorda di voi perché non eravate ancora nati, quindi sarebbe pretendere tanto. Certamente un centro di ricerca sulla pubblicità, sul design, eccetera.
Abbiamo fatto questo giro in Europa intervistando i patriarchi delle chiese d'Oriente e quelli d'Occidente, e abbiamo intervistato anche personalità che in qualche modo hanno a che fare con la responsabilità politica. L'ex presidente del Parlamento Europeo, Giorgio Napolitano, è il ministro della cultura russo di allora, che adesso è ambasciatore presso la Santa Sede della Federazione Russa. Allora, cosa possiamo dire dell'Europa? Io direi quattro passaggi molto brevi, e voi, se volete fermarmi e non capite cosa sto dicendo, potete farlo tranquillamente. I quattro passaggi, anzi cinque addirittura, ma brevissimi. Primo, il nostro titolo è cercare nella cultura europea le immagini culturali, letterarie, filmografiche del superamento della morte. Cosa vuol dire superamento della morte? Che ci vogliamo fermare più sulla morte, la cultura della morte, o sulla cultura della vita? Evidentemente. Allora, nella letteratura, un primo passaggio, ma molto breve. Poi direi, oggi si sta muovendo in Europa un sacco di roba. Noi non sappiamo nemmeno cosa si stia muovendo, ma direi almeno tre passaggi. Primo, cosa vuol dire in Europa il riconoscimento dell'altro? L'Europa è basata sul riconoscimento dell'altro? Secondo punto, noi europei, come diceva un certo Jan Patočka, ceco, siamo tutti dei terremotati, voi no. Ma quelli che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale e la Prima Guerra Mondiale e quelli che sono usciti da questo, dice Jan Patočka, sono dei terremotati veramente. Quindi gli europei, immaginatevi gli europei tutti terremotati, è così. Perché queste due guerre veramente hanno sfasciato l'Europa da capo a piedi. Ma in ogni caso siamo chiamati a un pellegrinaggio di riconciliazione tutti quanti, tutti come terremotati, da terremotati a viandanti di riconciliazione. E guardate che non sto dicendo una cosa solo poetica o solo religiosa, ma vi ricordate, se avete studiato, l'Europa comincia quando? L'Europa EU, quando comincia? In quali anni? Anni 50? Con la riconciliazione famosa fra chi? Francia e Germania. Guardate che questo è un passaggio enorme che è stato in qualche modo ripensato, pensato e in qualche modo di nuovo discusso, perché dentro questo passaggio dell'Unione Europea, che comincia lì praticamente, c'è stato una cosa importante: la riconciliazione, il perdono diventano atto politico. Non so se ci avete mai pensato, il perdono diventa atto politico. Lo dico solo io? No. Lo dicono, per esempio, in una conferenza ascoltata ultimamente, il professor Pratt, che è consigliere di Parlamento, che è il presidente del Conseil d'Europe, cioè il presidente del Consiglio dei primi ministri di tutta Europa. Pratt diceva: con la riconciliazione franco-tedesca noi abbiamo che il perdono entra dentro nella politica europea. È un atto di superamento della morte questo? Beh, direi di sì. Altro punto, brevissimo. Noi viviamo in Europa fin dall'inizio, fin dai primi 6, poi 9, poi 27 adesso, e ce ne sono altri 10 paesi che stanno chiedendo di entrare. 10. La domanda, probabilmente c'è tutta la questione di integrazione di quello che c'è già e allargamento, una grande tensione. Ma in ogni caso, fin dall'inizio c'è una cosa interessante: complessità dell'Europa, una diversità culturale di lingue, di religioni, e cosa vuol dire veramente la cultura europea a questo punto. Guardate che io sono convinto, e ne passeremo brevissimamente, che complessità
diversità e cultura sono sinonimo l'uno dell'altro. E qui l'Europa in qualche modo ci aiuta. Se voi non studiate, per voi sarà tutto semplice. E confondere comunicazione di Facebook con la cultura è una grande illusione. Scusate se vi sto beccando su alcune cose che forse vi stanno a cuore. La comunicazione non è ancora cultura e la cultura non è comunicazione di fatto. Dunque la questione è di questa enorme ricchezza che l'Europa ha nella sua complessità e diversità e cosa significa creatività culturale a questo punto. Ecco, questi passaggi che ho fatto, letteratura, riconoscimento dell'altro, terremotati di andanti, complessità, diversità e cultura, non possono che essere veramente dei fenomeni europei su cui bisogna riflettere seriamente. E questi sono i valori dell'Europa nostra, dell'EU, Europa Unita. Ma la mia domanda, siccome io sono abituato a vivere in Russia e in Ucraina la maggior parte dei miei viaggi che faccio da almeno 25 anni, per me l'Europa non è solo l'EU, ma è qualcosa di più ampio, e addirittura si estende all'Eurasia, dove sapete benissimo che in questo momento la questione cinese sta diventando una grandissima domanda, anche per la Russia, la Federazione Russa. Vi ricordo che Angela Merkel ha regalato ai cinesi poche settimane fa una carta del 1700 in cui la Cina si estendeva per metà Siberia, attualmente Federazione Russa. Dunque la questione della Russia che va fino a Vladivostok entra dentro in una discussione enorme per me, dal mio punto di vista, che riguarda anche l'Europa Unita. E se vedete adesso la questione Ucraina, Russia, Europa, Stati Uniti, in qualche modo, ci dice ancora una volta come queste regioni siano di nuove e ineluttabilmente molto più connesse di quanto noi possiamo pensare. Inoltre io sono convinto che la parte orientale dell'Europa, la famosa Slavia orientale, abbia ancora una parola da dire a tutto il resto dell'Europa occidentale cosiddetta. E che quando anche i professori parlano di Europa occidentale, non fanno mai la distinzione tra Europa occidentale e Europa orientale. È tutto un calderone, ma mi dispiace dirlo, e qui è una mia critica anche positiva, sono due Europe che in qualche modo si complementarizzano, ma di cui, cioè delle quali, quando si parla di Europa, non si tiene conto dell'Europa orientale. Sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista religioso. Per cui quando uno parla di Europa, si parla sempre di Europa occidentale. Russia? Chi sa cos'è la Russia? Ucraina? Si sta sfaldando, dunque non è. Russia, Ucraina, Bielorussia, guardate che c'è tutta una tradizione ricchissima di questi popoli e paesi che in qualche modo l'Europa occidentale tranquillamente ignora ed è contenta di ignorare. Ma questo non è più quello che penso che sarà il futuro, perché in ogni caso stiamo di fronte a degli eventi che ci obbligano almeno a pensare in modo più largo. Europa in greco, chi è quello che mi dice l'etimologia di Europa greca? Visione grande, una visione grande, grandiosa visione. Va bene, allora attenzione, la questione di avere una visione grande secondo me è anche frutto di una tradizione, però è frutto della tradizione europea, sempre nell'ambito della complessità e della diversità che in qualche modo fa parte della nostra cultura. Allora voi siete ragazzi e ragazze di cultura, o per voi le cose sono così semplici? Guardate che la semplificazione esagerata è sempre stata qualcosa che mi fa paura a volte. Mentre il distinguo della cultura europea calma
lemba, eccetera, è straordinariamente interessante. E fa parte di una ricchezza vitale dell'Europa, di una positività del modo di procedere dell'Europa, di qualcosa che richiama a me, gesuita, il discernimento degli spiriti ignaziani. Allora, primo passaggio veloce, quanti minuti abbiamo fatto? No, non ho l'orologio, l'ho perso nella mia. Io ho un piccolo, due stanze, un bagno e non lo trovo più. Quindi non ho l'orologio. Allora, 10 minuti, quando dormo. Allora, brevissimamente, primo passaggio, la letteratura. Guardate, vi posso dire che nella letteratura europea troviamo tantissimi passaggi che richiamano il superamento della morte, la vita, la speranza, la positività. Volete, ho qui davanti una poesia in inglese, ma non ve la leggo evidentemente, di Dylan Thomas, che si chiama And Death Shall Have No Dominion. E la morte non avrà più il suo potere, diciamo. Non ve la leggo, ma è Dylan Thomas. Prendiamo Tolstoi, andiamo da un'altra parte. Un'immagine che mi viene in mente subito adesso è la Regina. Scusate, che sono sempre il problema di perdere l'orologio, poi di usare il telefonino per l'orologio e di non spegnerlo mai. L'immagine di questi giorni, Elizabeth Queen, al di là del giudizio che abbiamo di Elizabeth Queen, insieme al presidente dell'Irlanda, guardate, è una bellissima immagine, seduti insieme, dopo decenni, secoli quasi, di... E guardate il famoso discorso che fece Benedetto XVI alla stanza, alla camera del, come si chiamava, di Westminster, straordinario. Io l'ho seguito in diretta e ho seguito tutti i discorsi che hanno fatto questi che sono intervenuti, non tanto il Papa, ma questi che hanno parlato dopo di lui, dicendo siamo qui, Santo Padre, vedete come siamo, eccetera, eccetera. Vi dico straordinario. Quando c'è l'incontro, c'è qualcosa che con l'Europa ha a che fare dall'inizio e avrà a che fare se l'Europa continuerà in questo modo fino alla fine. Andiamo dall'altra parte, Tolstoi. Tolstoi che scrive, vi ricordate un'opera grande di Tolstoi, famosissima? Ah, sì, ma direi La morte di Ivan Illich. Ve la posso raccontare, ma perderemo altri 10 minuti, ma bellissima, è veramente un quadro della borghesia russa di quel tempo straordinario. Andiamo avanti, potremmo trovare anche un elemento redentivo addirittura, sapete dove? Redentivo vuol dire di risurrezione, di vita, di veramente di cristianesimo vissuto, in Shakespeare. C'è un articolo di un certo Gallagher, Michael Paul Gallagher, che è stato pubblicato nel 2006, che in inglese suona più o meno così. Towards a healing of tragedy. Ieri sera si parlava della tragedia con il professor Galimberti. Beh, dico, guardate, ci sono anche quelli che stanno parlando di una guarigione della tragedia dentro lo stesso cammino letterario di William Shakespeare. Allora, se uno si mette a guardare l'Europa con occhi un po' meno superficiali, riesce a vederlo. Vogliamo andare avanti, vi ricordo Les Misérables di Victor Hugo. C'è una scena bellissima in cui il protagonista, Jean Valjean, cosa fa? Ruba, ospitato dal vescovo, ruba i candelabri d'argento del vescovo. Esce fuori, lo arrestano, lo riportano dentro dal vescovo e il vescovo cosa fa? Invece di dire sì, disgraziato, hai fatto tu, gli dice scusa, ti avevo dato questi candelabri d'argento, ti sei dimenticato gli altri? Guardate, queste sono tesori, perle della letteratura europea. Vogliamo prendere, ma il grandissimo Tolkien, The Lord of the Rings, voi l'avete visto sicuramente nei film, forse, o no? Guardate che la terra di mezzo, se voi andate a prendere le interpretazioni che si danno di Tolkien, è l'Europa, la famosa terra di mezzo, dove ci sono tutti questi popoli, gli elfi, eccetera, eccetera.
E l'impresa dell'eroe che si chiama Frodo, sto parlando di Narbo? No? Vabbè. Frodo è un'impresa decisamente di morte e risurrezione, di vittoria sulla morte. E guardate, in questa terra di mezzo questo avviene, Tolkien. Guardate, è straordinario, sono stati scritti molti libri di esegesi di Tolkien e credo che veramente abbia capito e al cuore proprio del mistero della vita umana, europea, ma anche della vita cristiana. Volete prendere il film Il pranzo di Babette? Mai visto? In cui lei riceve una somma di denaro e spende tutta questa somma di denaro per questi vecchietti del villaggio protestante del paese nordici, diciamo, della Scandinavia. Bellissimo. È un altro messaggio che dice che nell'Europa c'è un'immagine di superamento della morte. Volete prendere Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, regista russo? È il famoso film che si chiama Il Sacrificio. Se non l'avete visto, prima di morire, cercate di vederlo. Comincia con un'immagine sull'Occidente straordinario. Lui, europeo orientale, che guarda l'uomo occidentale. E comincia con questa immagine straordinaria della natività di Leonardo da Vinci, che per i russi è sempre stato un qualcosa di ambiguo, da Vinci. Non è mai stato qualcosa di chiaro, no? Questo gioco di luce e ombre, il Battista che segna, non si sa se sta indicando la luce oppure le tenebre. In ogni caso, ecco, è sotto questa inquadratura lenta di avvicinamento, uno zoom proprio dinamico sulla natività di Leonardo da Vinci, c'è di sottofondo questo bellissimo Passio Nag Mateus di Bach, altro occidentale, tipico, protestante, eccetera, il quale canta Herr, barme, che vuol dire Signore abbi pietà. E questo è in fondo il canto ortodosso che si canta ogni volta che celebro io tutte le mattine, che celebro il rito russo, che si chiama Gospodi Pamir. Allora, che cosa è questo se non una visione straordinariamente filantropica, ma nel senso vero del termine, di Tarkovsky sul mondo occidentale, chiedendo la benedizione di Dio su questi frutti della cultura occidentale. Volete voi, mi fermo, il Faust di Goethe, quando è che cambia il Faust? Avete mai letto il Faust? Guardate, un'opera straordinaria, Goethe è un altro pedastro della nostra cultura letterale europea. Il Faust cambia quando sente le campane di Pasqua suonare. E dall'altra parte, in Russia, Vladimir Solovyov si converte, sapete perché? Anche lui sente le campane di Pasqua che suonano e cambia proprio visione. Cosa vuol dire questo? Solovyov capisce, e questo è interessante, che in quel momento il Signore è Gesù Cristo, Dio dei cristiani, non è risorto su un altro cielo, non è risorto da un'altra parte, non è risorto su un totalmente altro, no, è risorto su questa terra, qui. Allora capisce che veramente il cristianesimo riguarda la mia vita, la mia realtà, la mia storia. E dunque se Cristo è risorto qui e non altrove, ha cominciato a ripensare tutta la sua storia. Questi sono tutti segni della letteratura, della filosofia, del film che vi sto indicando, eccetera, eccetera. Ma potrei continuare, potrei andare avanti e potrei dire che il Faust di Goethe, il Manfredi di Byron, l'Amleto di Shakespeare, Ossi di Seppia di Montale, i Sepolcri di chi? Che rimangono l'unica testimonianza in un certo senso della sopravvivenza, eccetera, eccetera. In qualche modo pongono alla cultura anche europea una domanda enorme, ma certamente ci sono anche Camus, Sartre e tutti quanti, certamente sono dei grandi interrogativi che non possiamo ignorare sulla cultura della morte, ma bisogna anche vedere che ci sono state delle opere, dei film, delle cose che in qualche modo hanno
come dire, spalancato le porte a una visione di vita. Ho appena fatto una conferenza su questo monaco qui, rumeno, si chiama Nicolae Nikos Einhardt. È stato imprigionato per circa 12 anni in una cella buia, umida, che faceva schifo. Eppure dice, è bellissimo, sono stati gli anni più belli della mia vita. Come si fa a dire una roba così, una pazzia? Puzzolente, chiusa, senza aria, in cui erano decine e decine di prigionieri, e lui dice, quegli anni sono stati i migliori della mia vita. E allora lui dice una cosa bellissima, e credo che questo l'ho appena detto anch'io in questa conferenza alcune settimane fa con l'ambasciata rumena. Dico, è un uomo che ha avuto la grazia di poter vedere la luce dove la luce non c'era. Ed è qui che in qualche modo siamo chiamati anche a livello culturale, non dico cristiano, ma a livello culturale, a riuscire ad essere un po' più a percepire questa complessità della vita, questa profondità e questa diversità. Io vivo in un quartiere che è completamente cinese e sono responsabile di questa chiesa russa cattolica che sta a Santa Maria Maggiore. Quest'anno mi è venuta l'idea di mettere fuori, per Natale, buon anno e buon Natale in lingua cinese. E dico, perché no? Gli altri gesuiti dell'orientale dicono, ma perché hai fatto questo? Ma scusate, vediamo in mezzo a 25.000 cinesi. Vogliamo in qualche modo aprirci anche a loro? Vediamo se in qualche modo, almeno salutarli, far vedere che sappiamo che esistono, ecco, eccetera, eccetera. Ecco un uomo che ha saputo vedere nella prigione veramente il mistero pasquale, aprirsi a lui. Lui dice, da lì mi ha cambiato tutto questo. E ricorda una cosa bellissima, un pastore protestante giovane, che era anche lui imprigionato, il quale cosa faceva? Il quale a un certo punto ha cominciato a sapere tutta a memoria un sacco di poesie e declamava la poesia. Allora dice Steinhardt, in quella prigione siamo stati presenti, accolti durante queste declamazioni di poesie che sapeva a memoria questo giovane. Eravamo come al teatro della Scala e ci beavamo di questi momenti straordinari di luce. Ecco, vedete, c'è un sforzo non solo di fede, ma chiaramente di fede, chi ha fede è aiutato anche in questo, ma certamente culturale, di saper vedere in profondità questa luce. Altro punto, siamo al... cioè? Cioè siamo arrivati a... Abbiamo fatto mezz'ora. Abbiamo fatto mezz'ora. Però possiamo anche continuare. Sì, sì, abbiamo. Sì, no, abbiamo. Allora, sì, allora, tre punti velocissimi, sì. Sì, va bene. Ah, possiamo continuare e poi diamo un benvenuto adesso alla scuola. Sì. Ah, sì, lo scambio tecnico-economico, scambio. Pazienza. Allora, tanto che si mettono seduti. Vi dico che con noi abbiamo padre Germano Marani, gesuita dell'Istituto Russicum di Roma, e stiamo con lui affrontando un po' il tema dell'immagine del superamento della morte nella cultura europea da Oriente e Occidente. Padre Marani sta per terminare la sua riflessione, e quello che noi chiediamo è un po' di dialogare un po' con voi su questo tema, che ha come elemento centrale il tema della morte, ma vedendolo dal punto di vista un po' posterior, no? Cercando di vedere la luce che ci aiuta a superare un po' questo elemento. Allora, benvenuti ai nuovi giunti, ai nuovi arrivati.
ci chiediamo un po' di silenzio. Allora sto praticamente rifaccio adesso quello che ho detto all'inizio e poi lascio a voi le domande se volete per approfondire uno di questi punti. Il primo punto che ho approfondito su questo riconoscere nella cultura europea, riconoscere, quindi un compito culturale che stiamo cercando di attuare, le immagini del superamento della morte, perché la morte è uno dei problemi numero uno dell'uomo, che lo voglia o non lo voglia. Ed è un problema che in qualche modo la cultura europea ha affrontato in vari modi, positivamente e negativamente, cercando di dimenticarla, cercando di affossarla, ma in qualche modo c'è sempre. Dunque, nella cultura, nella letteratura europea, abbiamo fatto degli esempi inglese, abbiamo fatto degli esempi russi, eccetera, eccetera, tedesco. Ma se volete basta andare a prendere i Promessi Sposi e andate a cercare delle immagini in cui veramente le situazioni sono superate. Dante, eccetera. Secondo punto. L'Europa da sempre è chiamata al riconoscimento dell'altro. E ad una creatività comune con l'altro. Voi pensate che gli adulti in questo momento stanno pensando a voi? Diceva ieri sera Galimberti. E siete sicuri che gli adulti stanno pensando al vostro lavoro che fra 10 anni dovrete incominciare? O anche prima? Siete sicuri di questo? O voi dovete costruire qualcosa dell'Europa? E voi da soli non ci riuscirete, dunque bisognerà mettersi insieme a qualcun altro. Ma se tu non riesci nemmeno a sopportare il vicino di banco, allora comincia un problema serio. Dunque state cominciando a pensare di costruire questa Europa, questa Italia, o no? Perché quello che rimarrà, diceva ieri sera da Galimberti, credo che ha ragione su questo punto, quello che rimarrà dopo il nichilismo sarà il vostro impegno concreto. Allora da un riconoscimento dell'altro a un entrare a una creazione comune. Il terzo punto qual era? L'Europa, dice Jan Patosk, è stata una terra di terremotati fondamentalmente nel XX secolo. Tante guerre, soprattutto le due guerre mondiali. Ebbene, Jan Patosk poi continua e dice rispetto a quelli dell'Asia, a quelli dell'America Latina e a quelli dell'Africa, noi abbiamo in più che cosa? L'esperienza di essere stati terremotati. Se voi, ho lezioni ai studenti dell'America Latina, dell'Asia, dalla Cina anche. Vedete, questi popoli stanno veramente guardando il futuro con positività. Gli latinoamericani stanno cominciando ad avere una coscienza straordinaria del futuro che loro hanno. Gli asiatici, la stessa cosa. Stanno guardando avanti perché si sentono forti, si sentono insieme. L'Europa, ognuno da solo, sta guardando le proprie miserie. Ma questo non funziona. Però, dice Jan Patosca, cari europei, noi abbiamo un'esperienza che gli altri ancora non hanno e cerchiamo di renderla veramente a frutto. Cioè il fatto di aver conosciuto le guerre. Ma adesso da 50-60 anni stiamo vivendo un momento di pace e questo è anche un miracolo europeo in un certo senso. Ecco, deve in qualche modo essere un'esperienza che ci aiuta a incontrare l'altro, ad avere compassione dell'altro, a sentire l'altro vicino, eccetera, eccetera. Quindi da terremotati a viandanti di riconciliazione. Quarto punto. Viviamo in un'Europa che è caratterizzata dall'inizio da una complessità, una diversità culturale enorme. Guardate che ieri diceva uno, l'altro ieri, scusate, ma perché non possiamo parlare in Europa solo l'inglese? Vi va questa idea? Perché non vi va? La risposta sapete qual è? No, sono d'accordo anch'io, no. Per quale motivo? Perché la lingua del cuore è la lingua del cuore e non può essere sostituita da nessuna altra lingua. Per cui anche tutte le traduzioni che noi facciamo in Europa, una cosa che fa la Commissione Europea viene tradotta in 24 lingue. È un lavoro di complessità culturale enorme. Le nuance.
le cose come si deve tradurre una cosa, vuol dire conoscere una cultura. È un lavoro enorme che stiamo facendo noi europei. E questo è straordinario. Cioè c'è un modo di stare insieme, in qualche modo di collaborare, noi non ci pensiamo, ma che di fatto dice qual è la finezza dell'approccio all'altro che in Europa abbiamo raggiunto, malgrado tutti i caos che ci sono attualmente. Ma c'è questo da salvare. E questo è un valore della diversità, della libertà, della collaborazione, di una civiltà che in qualche modo si sviluppa autonomamente dalla Chiesa, la Chiesa, sono tutti valori, l'uguaglianza, diceva ieri sera Galimberti, sono convintissimo dall'inizio, sono tutti valori che sono nati dalla risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, io che ho fede. La complessità è una cosa straordinaria e secondo me parla di vita, non parla di morte. L'accoglienza della diversità parla di vita. E questa finezza della cultura europea che sa accostarsi al diverso e al complesso è una straordinaria ricchezza che l'Europa ha e che noi anche italiani abbiamo. E guai pensare che la comunicazione di Facebook possa sostituire questa finezza di rapporto con l'altro. Non so se mi state seguendo, se siete d'accordo oppure no. Comunicazione non è la stessa cosa di cultura. E cultura non è la stessa cosa di comunicazione. Per comunicare tu devi dire qualcosa all'altro. Che cosa dici? Che oggi sto bene, ho mangiato la frittata? Benissimo, va bene, è già un primo livello. E poi? Ecco, questi valori poi, in mezzo ai cinesi in cui io vivo ogni giorno, uno dice, sì, ma gli altri che sono fuori dall'Europa, e quelli dico, ma gli altri che sono fuori dall'Europa sono già qui. Cioè noi stiamo vivendo una situazione di porta e porta a porta sempre più intensa, sempre più che ci richiede degli atteggiamenti, delle risposte, delle scelte che in qualche modo non possiamo più ignorare. Allora questi valori europei sono esportabili? Io penso proprio di sì. Questa cura dell'altro, questa attenzione all'altro, il riconoscimento che da terremotati possiamo anche trarre delle buone esperienze, il fatto che la complessità e la diversità possa aiutarci ad avvicinare l'altro e il senso di tutto questo, ecco, sono valori che in qualche modo ci aiutano a esportare un po' di cultura europea e essere minimamente fieri di questo, perché non lo siamo più. Ormai gli europei non sono più fieri di essere europei. Perché? A causa dell'euro, a causa dei problemi del lavoro, l'economia, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo anche in qualche modo vedere tutte queste cose con una base culturale che in qualche modo non può essere dimenticata facilmente. Mi posso fermare? Mi fermo, però se mi fermo vuol dire che do la parola a voi, quindi in qualche modo... Non so se c'è un microfono generato così per... Non so. Ok, se uno vuole fare delle domande, scrivete qua o alzate la voce in questo momento. Il professore ha anche richiamato vari concetti, no? E soprattutto avete visto, no? Il concetto di conoscere l'altro, di prendersi cura l'altro, no? Non è solamente un concetto cristiano, ma veramente deve far parte un po' del nostro, dei nostri valori europei. Io stavo pensando quando il professore parlava di prendersi cura dell'altro, visto che da poco abbiamo terminato un po' la settimana con il progetto Cittadini del Mondo, stavo pensando ai tanti migranti che partono dall'Africa, no? E arrivano sulle nostre coste europee, no? E tanti che non ce la fanno, no? E noi vediamo solamente i numeri, no? Che la televisione, no? La mezza di comunicazione ci danno, ma non conosciamo le loro storie, non conosciamo i motivi per cui loro arrivano nelle nostre coste europee, no? E forse prendersi cura e superare questa morte, no? Perché ci dicono che anche l'anno scorso 12.000 persone sono morte nel mare Mediterraneo, nel Mediterraneo è un cimitero e non prendiamo cura dell'altro. Sì, tenendo presente che molti di questi, da chi sono stati ospitati poi negli ultimi anni? Tutti dalla Svezia,
vanno a finire in Scandinavia. Quelli che arrivano in rua all'isola di Lampedusa sono stati quasi tutti accolti dalla Scandinavia. No, interessante anche questo. Vi ricordo anche che questi uomini qua, Robert Schumacher, Monnet, De Gasperi, sono nomi che forse avete qualche volta sentito. De Gasperi avete sentito? Sì, spero di sì. Adenauer, credevano a quello che stavo dicendo io. Credevano, hanno fatto l'Europa perché credevano a questi valori di accoglienza dell'altro, riconoscimento dell'altro, questa libertà dell'altro. E hanno detto, mettiamoci insieme perché questo è il modo per collaborare insieme. Adesso se trovo la citazione, ma è bellissima, di Schumann. Andiamo a vedere. Sì, dice Schumann, Robert Schumann, 9 maggio 1950. La fiducia non si impone. Io non posso dire abbi fiducia in me, no, non posso. Non posso impormi la fiducia in me e nemmeno in nessun altro. Ma noi arriveremo ad una fiducia l'uno verso l'altro come? Attraverso una cooperazione in cui c'è la messa in atto delle migliori energie tue, mie, sue. Ma noi non lo facciamo, dunque non c'è nessuna fiducia. Ma il problema è passare attraverso questa collaborazione, cooperazione, che è possibile da adesso, cioè ora. Ma non c'è. E anche i giovani purtroppo non fanno molto, eh. Guardate che i giovani siete nella situazione migliore della vostra vita per essere intellettualmente attivi, affettivamente attivi, come dicevo ieri sera, ma anche capaci di costruire con le vostre energie intellettuali e i vostri talenti qualcosa insieme. Se non lo fate, perdete un treno importante. Bene. Allora, se possiamo, se vi ha provocato un po' questo manano, se possiamo dialogare un po' insieme, sarebbe interessante anche ascoltare un po' le vostre riflessioni, le vostre domande, dubbi su questa costruzione dell'Europa, non solamente occidentale. Cioè, l'Europa è una cosa, diciamo, un'avventura straordinaria, ma non può, secondo me, in questo momento, dal punto di vista culturale, lasciare fuori l'altra parte dell'Europa. E viceversa. Sì, prego. Io penso che sia importante accettare gli altri, no? Sviluppare la progettazione, però non è neanche facile, perché per una persona di superamento comunque della paura, e purtroppo la si ha sempre paura di ciò e di colui che non si conosce. Non è facile, assolutamente. Però come possiamo fare anche per farvi capire, per far capire un po' a tutti, ma specialmente ai ragazzi, questa accettazione? Io ho avuto le figlie che sono andata a scuola con ragazzi romi e gli ho sempre detto di non fare distinzione, sono state sempre isolate però dagli altri, perché loro giocavano con i ragazzini romi. Adesso frequento un pochino la parrocchia Santa Rancio e abbiamo comunque delle famiglie, soprattutto straniere, che hanno un certo tipo di bisogno. E non vi dico i commenti comunque che si sentono alle spalle e di fronte, perché si ha sempre molta paura in tutti i sensi, non solo paura che ti prendano e ti rubano delle cose fisicamente, ma anche proprio non c'è neanche la voglia di conoscere queste persone. È difficile, e io non so neanche come far capire queste cose agli adulti, ai ragazzi, e ai bambini forse non c'è poi tanto bisogno, perché quindi sono sempre più portati ad accettare, salvo poi subire un lavaggio di cervello a casa, perché a volte si subisce anche questo. Non è facile, non so se vuoi avere dei consigli oppure, insomma, cominciamo magari da qui, se ce la facciamo. Sì, no, è una buona domanda. Cioè, a voi avete paura del rodeo? Sì, diciamo, ma voi sapete che la cultura rom, ragazzi,
La cultura rom è una delle più interessanti che c'è in Europa. Andate a vedere solo i canti, le danze, tutto questo, e le storie. Vedo che i rom vi fanno parlare abbastanza. In genere, sapete di cosa uno ha paura? Di abitare nella città. Ma Dio abita nelle città, dice Papa Francesco. E lo dice anche quel documento dell'America Latina del 2007 che si chiama Palestina. Dio abita proprio nella città, in mezzo ai 27.000 cinesi, in mezzo a tutti i rom che rompono la scatola in chiesa, che mi vengono ogni domenica a dire: c'ho fame, mangiare, tu sei buono padre, dacci da fare. Ma questi rom, se voi li prendete isolatamente nella loro comunità, hanno una cultura che si esprime straordinariamente. Colori, danze, canti. Reggio Romania c'è tutta una tradizione musicale rom. E se voi andate in internet trovate, per esempio, certo Alex de... se non mi ricordo più il cognome, che ha dei canti veramente interessanti. Insieme a lui c'è un'altra ragazza che sta cantando, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, la domanda è: se uno ha paura della città, anche a Foligno, c'è un libro di un certo Marco Filoni, Lo spazio inquieto, la città e la paura, edito a Palermo nel 2014, per quest'anno. Ma c'è anche, e che parla proprio di questo, ma c'è anche un libretto che di un certo Cardinal Bergoglio, conoscete forse, che si chiama Dio vive nella città. E lui dice che non bisogna discriminare, ma l'atteggiamento vero qual è? Quello di cercare l'incontro. Ma cercarlo vuol dire attivamente cercarlo, con te, con lui, con lei, eccetera, eccetera. Questo in qualche modo fa superare tutte le paure. E guardate, è così. Se io ho paura dei tre polacchi che si sono seduti sulla la scala della chiesa russa, che sono stati, lo so, me l'hanno raccontato in polacco, sono stati tutti e tre escaleotti, tutti stati in prigione. E dico, adesso siccome sono stati in prigione, io non parlo più con loro, li mando via. No, vengono pure in chiesa. Li teniamo lì finché loro vogliono stare lì. Ma cominciare a dire dobry wieczór in polacco, buonasera, dzień dobry, buongiorno, jak się masz, come stai? Questo significa cercare, e sappiamo benissimo che sono tutti anche alle occhi. Allora il cercare attivamente, l'andare fuori, in questo senso è un consiglio che fa superare la paura. Questo atteggiamento del cuore, della mente e anche del corpo, perché devo andare lì, parlare, è l'unico possibile per vincere la paura della città. Sto citando Bergoglio nella Dio vive nella città. E guardate che le grandi città europee sono straordinariamente pericolose da questo punto di vista, ma straordinariamente invitanti ad uscire fuori per incontrare il diverso, perché comunque la città europea è già una realtà complessissima. Guarda Parigi, guarda Londra, guarda Roma, guarda tutte le altre. Ma abbiamo la cultura della complessità, della diversità, dell'apprezzamento di questo, e questo è superare la paura della morte. Fondamentalmente come la paura della morte. Altri? Posso? Sì. Nel confronto tra l'atteggiamento, cioè, ragazzi, nel confronto che lei ha, si fa un atteggiamento che può notare in America Latina o in Asia, che è un atteggiamento di fiducia nel futuro, e un atteggiamento e un clima così generalizzato di sfiducia che si vive qui in Europa. Perché? Com'è possibile, dal momento in cui l'Europa
si fonda su questo sentimento della felicità, sulla necessità del dialogo, del confronto, del perdono. Qual è l'elemento che non riesce a far vivere magari la situazione problematica come una sfida positiva per il proprio impegno? Qual è il fattore? È soltanto economico? Quindi ciò che rende la fiducia in Cina, in America Latina, è il fatto che il singolo sperimenta un successo economico crescente? Solo questo? Però allora questo è il valore? Dunque, io penso sono due ordini di fattori. Il primo è abbiamo dimenticato i padri. Quelli che hanno fondato la UE, con la Unione dell'Acciaio nel 54, chiamata Roma, e quelli che in qualche modo hanno, 53 mi sembra, perché era l'anno scorso, ma in ogni caso, quelli che hanno fondato Schumann, Monet, Adenauer, e c'era il nostro De Gasperi anche dentro, guardate che De Gasperi è un uomo che va riscoperto, secondo me, al di là della sua appartenenza politica o religiosa o confessionale, va riscoperto assolutamente. E ricordo che il funerale di De Gasperi è stato un'apoteosi in tutta Italia. Allora c'è sempre stata una specie di... ecco, è un uomo che ha saputo vedere al di là dei confini italiani, al di là del fascismo, al di là del Vaticano addirittura. Perché quando viene imposto di stare con i fascisti e di non rischiare che la democrazia cristiana perdesse, De Gasperi disobbedisce a Pio XII, il quale non lo riceve già per molti anni dopo di questo. Allora voglio dire, era un uomo da grandi visioni, ci siamo? Allora la questione è, noi abbiamo dimenticato questo spirito che in qualche modo ha animato l'inizio dell'Europa e del nostro mondo, che ripeto è un'avventura straordinaria, perché l'Europa ha fatto passi dopo passi, piccoli passi, e non ha fatto il passo se non tutti erano d'accordo. Quindi peu à peu, direbbero i francesi, passo poco a poco. E questo, guardate, è la prima volta nella storia dell'umanità, probabilmente, che c'è una roba del genere, in cui ci sono 27 paesi che si mettono insieme a camminare. Ma non lasciamo perdere. Ora, qual è il motivo di sfiducia? È ben chiaro, se noi continuiamo a guardare lo spread, lo spread ci demoralizza continuamente. Ogni giorno il televisore ci fa vedere lo spread. Allora, dove siamo noi italiani? Siamo nel fanalino di coda in questo momento attraverso lo spread. Ma attenzione, non è solo questa l'Europa, però se guardiamo solo questo è chiaro che diventiamo un po' depressi. La stessa cosa dei greci. Io ho avuto dei dottorandi greci, ortodossi, i quali appunto continuano a dire noi greci, e la tesi era proprio su questo, come i greci negli ultimi due secoli hanno guardato verso l'Europa occidentale. E guardate, con molto scetticismo. Allora, se noi continuiamo a guardare le cose che non vanno, adesso questa questione di Grosseto, i gay e tutte queste robe qui, guardate che sono cose che dall'Oriente, da Mosca, in cui c'è un Putin che continua a dire no, noi non permetteremo mai queste cose, eccetera, eccetera, per cui c'è il rischio che un russo guardi noi dall'alto, perché dice questi poveri occidentali si stanno distruggendo in un certo senso, perché la famiglia è il valore numero uno e noi stiamo qui a guardare che loro adesso fanno i matrimoni gay. Ci siamo? Allora, tutto questo ha a che fare con non dimenticare cos'è stato l'anima dell'Europa, ma non solo, il secondo punto è questo, ognuno di noi, se ci crediamo, anche nel nostro piccolo foligno o grande foligno che sia, mi sembra che sia abbastanza grande, il rispetto dell'auditorio, veramente dico, ma straordinario, che si riesca a fare qualcosa del genere a foligno, straordinario. Dunque, allora, il problema è riuscire a costruire, a dare un surplus di anima, ma questo non viene se non ci mettiamo proprio in una dimensione di andare incontro, di riconoscere l'altro, di perdonarlo. Sono tutte cose che sono successe all'inizio dell'Europa. Il perdono e la riconciliazione sono stati i valori cristiani che in qualche modo sono diventati valori politici. E questo non è una cosa piccola. Allora, non dobbiamo dimenticare questo, ma nemmeno dobbiamo adagiarci sugli allori del passato, perché proprio adesso, forse, un surplus di anima, anche da parte dei giovani, da parte della creatività vostra, da parte dei vostri talenti, andrebbe veramente incoraggiato
al 100%. Altri? Comunque questo a me mi inquieta, vedere un'Europa, un euroscetticismo da quest'altra parte e un lottare per la libertà in Ucraina perché per entrare in Europa. E allora mi pongo delle domande: se questo lottare per la libertà, ovviamente no, questo surplus no, che dobbiamo riscoprire come italiani, ma come cittadini europei, no, di accoglienza, di incontro verso l'altro, no? Perciò da questa parte, visto che poi Papa Giovanni XXIII diceva che ci sono due polmoni della Chiesa, no? Occidentale e quella occidentale, anche le religioni contribuiscono a creare questo surplus. Però è un incredibile il fatto di vedere un'Europa che sta a guardare, no, quello che sta succedendo in Ucraina, sta a guardare, sta veramente a guardare. E dall'altra parte ci sono persone che cercano la libertà. Cerchiamo veramente di dobbiamo riscoprire un po' il nostro essere europeo in maniera profonda, non so come dice il professore, non so come dal punto di vista economico dello spread. Domande? No, sulla questione ucraina, se mi interessa, io sono ucraino, gli ucraini dicono che sono ucraino, i russi dicono che sono russo. E parlo tutte e due le lingue, dunque riesco a entrare benissimo dentro la situazione ucraina, ho molti amici in Ucraina, ho molti amici in Russia. Dunque, sentendo adesso le due parti, perché guardate, le due parti sono molto interessanti, e dico attenzione a quello che leggete sui giornali, perché sui giornali che cosa vi stanno dicendo? Cosa vi stanno dicendo i giornali? Perché voi vi imbevete di Facebook, di internet e di Twitter e tutte queste robe qui. Ma attenzione, i giornali che cosa vi stanno dicendo? O propaganda sovietica o propaganda americana. Voi non arrivate alla verità. E quindi la verità dove si arriva? Se si arriva. Ammesso che si arrivi. Che non esiste alla fine un punto in cui dice sono arrivato alla verità. Sempre qualcosa da approfondire. Quando incontri le persone? Ed è qui l'Europa. Perché se tu non incontri le persone, tu ti fidi solamente alla propaganda sovietica o americana. Far passare Putin come un pazzo è un gioco di qualcuno. Ma anche dire che gli ucraini non hanno ragione è un altro gioco. Dunque la questione è veramente dove noi stiamo attingendo alle informazioni e dove la nostra onestà intellettuale si desidera fermarsi o andare a cercare. Voi siete onesti a livello intellettuale? Guardate, un grande valore di questo è l'onestà intellettuale e non la stupidità. Allora, dal mio punto, io insegno adesso, sto facendo il corso di antropologia e ho una classe di circa 50 studenti, di cui sono 30 ucraini, rumeni, e ortodossi, greco cattolici e anche latini. Dunque, dico, ma voi quando volete, dite di voler entrare in Europa, quale Europa state guardando? E non lo sanno. Non lo sanno. Giusto la domanda. Non lo sanno bene. Anche perché non sanno ancora la complessità di tutto questo. Non sanno ancora la diversità che in qualche modo incontreranno. È una diversità, una complessità veramente reale. Non so se voi avete in mente come funziona l'Europa. Ma non è facile entrare dentro. E allora però questo non deve essere un motivo per dire mi fermo. Perché l'Europa in qualche modo è il vostro futuro immediato. Perché non è questo, non è una questione semplicemente di una favola da raccontare ai bambini di 17 anni, non siete bambini. Ma la questione è che veramente è il futuro immediato. Dunque, se voi per capire un minimo di come funziona l'Europa dovete avere bisogno di un libro di 152 pagine scritto da Sandro Gozi, che adesso è sottosegretario al governo per i rapporti con l'Europa, un giovane molto interessante e intelligente, il cui libro è stato anche pubblicato in lingua ucraina 10 anni fa, quando lui era con Prodi, forse anche di più, con Prodi era la Commissione Europea, in cui lì abbiamo avuto modo di conoscerci, eccetera, eccetera. Vedete benissimo che la situazione europea è complessa.
dal punto di vista sociale, economico, culturale. Allora se uno dice a voi cari giovani di 22, 24, 25 anni a quale Europa state guardando e non lo sapete, è una domanda in qualche modo seria. Ma qui è la responsabilità anche nostra di europei che non facciamo nulla per paura del gas, per paura di questo, dell'altro, eccetera, e non facciamo nemmeno a livello culturale niente per poter in qualche modo incontrare, spiegare, inventarsi in questa nuova Europa con 10 paesi che stanno chiedendo di entrare, proprio l'Ucraina e la Serbia. Domande? Prendete coscienza dell'Europa? Come lei si rapporta, no? Conosco gli ucraini, conosco i russi, questa modalità di relazione che diventa qualcosa di straordinario, e non sempre noi siamo in grado di operare in questo senso. Dunque, per me la domanda è come io mi rapporto con i russi, gli ucraini, eccetera, eccetera, per cui uno dice. Ma tu devi a un certo punto scegliere di farti stare, no? Potrebbe venire questa idea? Dice, tu devi stare da una parte, buonanotte. No, e dal momento che io sto vivendo anche il collegio russico con ucraini e russi, ucraini greco-cattolici, vuol dire uniti a Roma, e ucraini e russi ortodossi. Dunque, ed è difficile, sapete, non è facile. In questo periodo di trattare, ormai dura da 3 mesi, i due tavoli, ucraino e russo, stanno parlando ucraino nel tavolo ucraino e russo nel tavolo russo, sulla politica. Perché io per scherzare cosa faccio? Dico, con voi non mi siedo perché oggi si parlerebbe di politica, dico gli ucraini, ma nemmeno con voi mi siedo perché troppo politica fa male alla testa. Dunque, la questione è sempre creare una fiducia, e la fiducia si crea attraverso, io sono sempre più convinto di questa possibilità, create di collaborazione. E io con loro, per esempio, stiamo facendo proprio questa serata che abbiamo fatto al Teatro La Cometa di Roma, vicino al Campidoglio, Bells of Europe, cioè questo film che faremo vedere oggi pomeriggio. Guardate, era una serata durante questo, quindi era il 3 marzo 2014 alle 21. 3 marzo vuol dire erano in piena crisi russo-ucraina, ci siamo? La serata è stata fatta con un coro russo e due interventi di due giovani professori ucraini, ma giovani, i quali stanno facendo, elaborando un programma che loro chiamano di ecumenismo sociale. Cioè tutte le chiese di questa zona qui stanno in qualche modo nella loro tradizione, hanno dei germi di pensiero sociale, di azione con i poveri, di azione con i più diseredati, eccetera, eccetera, i malati. E in qualche modo vale la pena mettere insieme per creare una tradizione della Slavia orientale sul pensiero sociale. Ne oui, ma facciamolo, ma aiutiamoli, e non stiamo lì a dormire. Ecco, sono tutte domande, quindi era una serata italo, russo, ucraina, di fatto. Allora bisogna in qualche modo inventarsi delle occasioni, in questo teatro era pieno, tra l'altro, era bellissimo. E il capo del coro si chiama Daniel, russo, dice, ma scusate, vi devo dire anche una cosa, io ho la nonna che è ucraina, e dunque non so, io che sono qui a dirigere i canti russi, devo dire che mia nonna era ucraina e che quando andiamo in vacanza con mio padre e mia madre viene in Ucraina. Dunque sono queste cose che fanno poi l'Europa, il tessuto europeo, ma se noi siamo solo qui a guardare i libri, e a pensare, a riflettere e a criticare, ma non senza fare nulla, creando occasioni di collaborazione anche nel lavoro. Per esempio, chi di voi vuole fare il falegname? Scusate. Eppure il falegname è uno dei lavori che adesso di più stanno richiedendo. L'elettricista? No, per carità, bisogna avere il posto al ministero, dicono quelli di Roma, i ragazzi della vostra età. Devo andare al Ministero dell'Interno, del Lavoro, eccetera, in un posticino tranquillo. Ci siamo? È quello che voi volete dall'Europa, basta. È quello? Dunque, la questione, invece di creare delle occasioni che
portano anche una certa componente di rischio, di creatività, di fantasia, eccetera. Però insieme, oggi quello che manca in Europa è l'essere insieme. E mi dispiace che voi state crescendo con una mentalità a volte che non è di insieme, è di gruppo, è di branco, ma non è di insieme. Si sta insieme per un interesse, per fumare le Marlboro o per fare non so che cosa, ma non c'è un progetto di... Mi fermo. Professore Proca, insomma. Bisogna vedere se ti stimola la provocazione. Ci sono altre domande? Potete fare anche dal posto, se vi suscita. Intanto voglio anche con l'occasione per ringraziare qua il luogo che ci ospita, no? Il monastero di Sant'Anna, molto importante per la nostra città, che la settimana scorsa ha anche aprire la grande opera di Raffaello, no? Cioè, è stato per noi molto, molto importante. E questo lo ricordo, fatto pensare, no? Che è stato anche per riavere quest'opera, è stato un mettere insieme l'energia, un camminare insieme, no? Tra istituzioni, chiesa, e veramente si è lavorato per un bene comune, perché abbiamo veramente potuto costruire, no? Di questa grande opera del Raffaello, no? Però è stato non un lavoro individuale, ma è stato un lavoro veramente di insieme. Forse questi atteggiamenti, no, ci devono aiutare un po' a riscoprire un po' anche il senso nostro di stare nell'Europa. E veramente anche, lo dico anche, visto che nei prossimi mesi, no, in particolar modo, visto che qua ci sono la maggior parte di studenti, no, le scuole si dovranno mettere in questo atteggiamento di lavorare insieme, perché il grande discorso dell'Erasmus Plus, no, che dà questa possibilità agli studenti di andare in Europa, però non solamente di fare uno scambio e basta, ma veramente di acquisire un po' i valori europei, no? Questo atteggiamento, no? Ci deve dare veramente, per aiutare la scuola a mettere insieme le energie, no? Visto che la scuola in questo momento in Italia sta un po' così, no? Alte e basse, purtroppo, no? Però mettere, allora, non bisogna più lavorare da soli, no? Ma mettere insieme le energie, mettere insieme scuole, probabilmente, fare dei progetti, no? Dei progetti europei, per veramente costruire questa nuova Europa, che come avete sentito non è solamente l'Europa occidentale, c'è anche un'altra Europa, veramente di cultura, di letteratura, che è molto importante da scoprire insieme. Vi faccio alcuni numeri. Nel 2012 177 milioni di europei si sono spostati in uno stato che non è loro. Sto parlando di viandanti, di pellegrini. Da terremotati e viandanti. Nel 2011 179 milioni si sono spostati per motivi personali, mentre quelli del 2012 erano 177 per motivi di lavoro in Europa. Se siete solo voi, fate che Poligno a trovare le uova e basta, no? È così. Allora, nel 2010 ci sono stati più o meno un centinaio di milioni di studenti che hanno fatto il progetto Erasmus. Allora la questione è, di fatto noi siamo un paese di migranti, di pellegrini e di viandanti, l'Europa. Non ce ne accorgiamo, ma di fatto è così. Questi sono dati del Conseil d'Europe, cioè di questo Consiglio dei primi ministri europei e della Commissione europea, quindi da Europei, e questo lo dava anche questo Prats, che è uno dei consiglieri. Voi sapete che adesso ci sono le elezioni europee, non so chi ha 18 anni di voi, si propone 18 anni già, ottimo, quindi le prime elezioni da votare, e poi ci sarà da luglio in poi il semestre di presidenza italiano. Chi sta facendo qualcosa per sensibilizzare questo? Ben poco. Svegliamoci, ma no, veramente, guardate, è il gioco il vostro, nessuno vi sta preparando il lavoro, o ve lo preparate voi, con un po' di fantasia, un po' di creatività, insieme, che da soli non ce la facciamo. Non so, chi volumi se dobbiamo terminare o... Io direi che vi ringrazio, un applauso. Sono felice.